E ora un po' di cronaca. Banalmente, che succede? Sigla! Avrete sentito la notizia? Nel corso degli ultimi giorni, diversi esponenti di spicco dell'Unione Europea, come uno dei 14 vicepresidenti del Parlamento Europeo, la greca Eva Kaili, sono stati arrestati. Le accuse formali sono riciclaggio, corruzione e associazione a delinquere. Calma, però prendiamola alla larga. Qual è l'evento più discusso a livello internazionale nell'ultimo mese e mezzo? I mondiali in Qatar. Come sapete, i mondiali sono l'evento sportivo più seguito al mondo e il Qatar ci ha buttato dentro un sacco di soldi. Secondo diverse stime, più di 200 miliardi di dollari. Una montagna di sponsor tra McDonald's, Adidas e diverse aziende energetiche sempre del Qatar. Il motivo lo conoscete: questo enorme evento di portata mondiale è una grande occasione per il Qatar, ricordiamo, un paese grande più o meno come l'Abruzzo, abitato da meno di 3 milioni di persone, per mostrarsi a livello internazionale, per ottenere prestigio, visibilità, insomma imporsi come forza dominante della regione. Una forza guidata da una monarchia assoluta. Il grande leader è l'emiro Tamim bin Ahmad Al Thani e ha tutti i poteri di un tipico re. Ha il controllo dell'esercito, dell'apparato politico e giudiziario, nessuno lo contesta e chi ci prova muore, vecchia storia. E come ovvio che fosse, in Qatar c'è una religione di Stato. È in vigore la legge islamica della Sharia ed è il solito pacchetto, anzi un po' peggio perché la dottrina vigente ha importanti elementi che arrivano dal wahabismo, una visione particolarmente conservatrice dell'Islam. Ah, se vi ricordate un mio vecchio video, vi ricordo che vendiamo a questa gente un sacco di armi ed è una cosa che di solito sul lungo periodo non è proprio un'idea geniale. Altra cosa, importante notare che i qatarioti sono veramente molto pochi. Dei 3 milioni che vi citavo prima, soltanto 300.000 sono cittadini del Qatar, tutti quanti gli altri sono stranieri. Tipicamente stranieri orientali, quindi indiani, pakistani, nepalesi, che, come ovvio che fosse, vengono sfruttati magnificamente come manodopera a basso costo. E sono innumerevoli e costanti nei decenni le denunce da parte delle associazioni per i diritti umani, proprio delle violazioni dei diritti umani che il Qatar continua a commettere nei confronti di questa gente. Stiamo parlando di omicidi, di violenze fisiche, di riduzione in schiavitù, perché figurati che diritti me ne avranno questa gente in un paese del genere. Quindi questa lunga introduzione per dirci che il Qatar non è un paese che più si arricchisce, più entra in contatto con il mondo globalizzato, con l'Occidente, più trova una sua forma per adeguarsi al mondo globalizzato. Assolutamente no, non si adegua neanche per sbaglio, resta esattamente quello che è. Cioè, per dire, non è che si mettono addirittura a tollerare qualche omosessuale, l'aspetto dell'omosessualità per cui c'è la pena di morte oggi in Qatar, ma neanche non avere la schiavitù in casa, cioè proprio sono a quel livello, livello tribù del deserto. Perché è così, il Qatar non è uno stato, non è un complesso sistema tra forze politiche, popolo e istituzioni in un processo più o anche meno democratico. È semplicemente un'aggregazione di clan che hanno scoperto che poco lontano lì sulla spiaggia ci sono un sacco di idrocarburi, vendono gli idrocarburi con l'assoluta fedeltà al capo clan, cioè la partita finisce lì. E il punto è che questa associazione di clan voleva proprio avere il suo bel mondiale in casa e siccome non è così facile ottenere la carica di paese ospitante di questi mondiali, hanno utilizzato quello che hanno in abbondanza, ossia un vagone di soldi, tanti vagoni di soldi, esattamente come qualcuno avrà letto aveva fatto la Russia nel 2018. Come abbondantemente risaputo, la FIFA è un'organizzazione molto permeabile alla corruzione, soprattutto considerando quanto sia prestigioso per un paese ospitare l'evento sportivo più importante del mondo. Per dire, nel 2006 un'azione giudiziaria svizzera e austriaca accusarono, con il supporto di molti giornali tedeschi, il direttore Beckenbauer di aver corrotto almeno 4 membri del comitato per assicurare alla Germania il ruolo di ospitante dei mondiali. Oppure nel 2010, quando il Sudafrica passò circa 10 milioni di dollari prima alla FIFA e poi a Jack Warner, direttore della Federazione Calcistica del Centro America e Caraibi. Anche lì, scandalo enorme. Io ho soltanto grattato al volo la cosa, ma c'è un'enorme letteratura sugli scandali legati alla corruzione e alla concussione per quanto riguarda la FIFA. Tanto che appunto a investigare su questa roba ci sono buttati veramente tutti, dall'FBI fino a praticamente tutte quante le autorità europee. Tanto che questi scandali, uno dopo l'altro, a quanto pare a un certo punto stavano per far sciogliere la FIFA. Ma così non fu, e la cosa importante per noi da sapere è che a un certo punto, quando si scelse poi il Qatar per ospitare i mondiali, ci fu anche lì un importante giro di corruzione. Rafael Salguero, membro del comitato, accusato di riciclaggio e frode, 6 anni dopo il voto ammise di aver accettato una mazzetta da $1 milione per votare per la Russia per i mondiali del 2018. Poi ancora il nostro amico Jack Warner, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, avrebbe preso circa $5 milioni tramite aziende energetiche per votare a favore della Russia nel 2018 e almeno $1,5 milioni per il Qatar. O anche i 3 membri del comitato dell'America del Sud, Grondona, Leoz e Teixeira, anche loro accusati di aver preso delle tangenti. Quindi, come vedete, il terreno era molto fertile e il Qatar riuscì a portarsi il mondiale a casa. Ma non basta soltanto
soltanto spendere centinaia di miliardi di dollari per costruire le infrastrutture e ospitare il mondiale, fare le parate, eccetera, eccetera. Ci vuole anche un'importante campagna di marketing per raccontare che il Qatar non è soltanto un'unione di clan del deserto che hanno gli idrocarburi sotto casa, ma che invece è un paese che sta diventando sempre più moderno, rispettoso, internazionale, fighissimo e che è davvero un bel posto. Ed è qui che entra in gioco la politica, in particolare l'Unione Europea. Prima però, domanda, voi l'accettereste mai una tangente? Oh beh, nel caso fatelo con Surfshark, lo sponsor di oggi! Ma che cos'è, Joe? È un servizio VPN, un servizio online che attraverso la crittografia dei nostri dati ci permette di proteggere la nostra navigazione da tutti quanti i grandi rischi dell'internet. Ma come? Nasconde il nostro indirizzo IP, evitando il monitoraggio delle nostre attività online e permettendoci di navigare senza il rischio che qualcuno controlli o rubi i nostri dati personali. Poi, con lo strumento Clean Web, Surfshark bloccherà tutte le pubblicità fastidiose o malware di sorta e poi ci difende nelle reti Wi-Fi pubbliche e con un sistema di notifiche, password e rapporti sulla sicurezza ci permette di proteggere i nostri dati più sensibili, come il nostro portafoglio online. Ma non è soltanto protezione, ma anche vantaggi. Per esempio, premendo un pulsante possiamo simulare che l'origine della nostra navigazione arrivi da un altro paese, quindi questo per cominciare ci permette di evitare tutta quanta una serie di censure, nel caso ci siano, ma al tempo stesso ci permette di accedere a tutti quanti quei contenuti che sarebbero disponibili soltanto nell'internet di un altro paese. Possiamo guardare eventi sportivi che si vedono solo all'estero, oppure accedere a sconti online particolari non disponibili qui in Italia. Ah, non vi preoccupate, Surfshark non registra e non saprà mai cosa facciamo per vendere queste informazioni a data broker o multinazionali infami. E tra l'altro costa una miseria, e in più se per caso utilizzerete il mio codice sconto GioPizzi utilizzando il link qua sotto in descrizione avrete l'83% di sconto più 3 mesi gratis, più ovviamente tutta quanta la storia del soddisfatti o rimborsati, eccetera eccetera. Quindi è fondamentale per la nostra sicurezza online, io non posso fare altro che consigliarvelo, pertanto tutto quanto è qua sotto in descrizione, come al solito. Perciò Surfshark, proteggi le tue cose! Dicevamo, cos'è successo? Venerdì 9 dicembre sono stati raggiunti dalla polizia giudiziaria belga 6 importanti personalità dell'Unione Europea, tra cui appunto la vicepresidente Kaili. E dopo 48 ore di fermo per la vicepresidente è stato convalidato l'arresto, come per altre 3 persone, mentre altre 2 sono state rilasciate. Questo faceva parte di un'operazione molto delicata che andava avanti da luglio da parte dell'Ufficio Centrale per la Repressione della Corruzione e guidato dalla Procura Federale belga. Il sospetto degli inquirenti, guidati dal giudice Michel Claes, era che un paese del Golfo stesse cercando di influenzare le decisioni politiche ed economiche dell'Unione Europea, di fatto corrompendo con denaro e regali personaggi di alto livello dell'Unione Europea. Avete notato che la dichiarazione iniziale degli inquirenti non nominava esplicitamente il Qatar, ma la cosa divenne subito palese a tutti quanti, anche perché poi verrà confermata da un'agenzia di stampa belga. Quindi venerdì è scattato l'arresto e tutta quanta una serie di perquisizioni in più località proprio nel comune di Bruxelles. E il personaggio più importante di tutti, ovviamente, l'ha già citata Eva Kaili e anche suo padre. E la cosa qua diventa fastidiosa, perché durante le perquisizioni sono stati trovati nella casa di Eva Kaili 750.000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. E anche dal padre in delle borse, a quanto pare, racconta il giornale L'Echo. Ora, per carità, ci deve essere tutto quanto il processo, poi vedremo, ne riparleremo, però c'è da dire che già in partenza avere 750.000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, nelle borse, a casa tua, del padre, non è la migliore delle partenze. Ecco, magari, chi lo sa, magari stava studiando una politica sul contante con la Meloni. Ma non è l'unica, nell'inchiesta appunto sono state tirate dentro altre persone. E la cosa figa è che sono quasi tutti italiani. Evviva! Il primo è Francesco Giorgi, compagno della Kaili, assistente dell'europarlamentare Andrea Cozzolino del Partito Socialista Europeo. Ma l'altro pesce grosso è Pier Antonio Panzeri. Ciao ragazzi, sono il Gio del montaggio. Volevo dirvi che per tutta quanta la presa diretta chiamerò Panzeri Panzieri, perché sono deficiente, perché mentre registravo la clip ho avuto il lapsus e mi sono confuso, non me ne sono reso conto, quindi mi dispiace. Non posso rifare la clip perché sono le 3 del mattino, se provo a rifarla è un casino e devo aspettare l'approvazione del cliente, devo fare un sacco di cose, quindi mi dispiace tantissimo. Vabbè, seguite un altro youtuber nel caso, ciao! Ora, il dottor Panzieri ha un curriculum straordinario, tra le tante cose: segretario nazionale della Camera del Lavoro, responsabile delle politiche per l'Europa, presidente della sottocommissione per i diritti umani al Parlamento Europeo e dal 2004 al 2019 europarlamentare eletto con tutti quanti, Democratici Sinistra, Partito Democratico di Sinistra, Partito Democratico e articolo 1 poi con la scissione. Sempre nel Partito Socialista, perché, non so se ve l'ho detto, ma tutta quanta questa gente è in area del Partito Socialista Europeo. Insieme a lui sono state arrestate anche la moglie e la figlia.
Ora, a quanto pare, Panzieri era un personaggio molto influente all'interno del Partito Socialista Europeo, anche per la sua grande attenzione nei confronti dei diritti dei lavoratori, non a caso un personaggio molto legato ai grandi movimenti sindacalisti, sia la CGIL, i movimenti italiani, che quelli europei, anche quelli internazionali. Per questo motivo, nel 2019, fonda un'associazione chiamata Fight Impunity, una ONG che ha come obiettivo la lotta all'impunità di violazioni dei diritti umani, facendo della responsabilità il pilastro fondamentale dell'architettura della giustizia internazionale. E secondo il giornale Le Soir, gli hanno trovato in casa più di 500.000 di euro in contanti. Bene, ma cosa c'entra la ONG? A quanto pare, attraverso questa ONG, Panzieri, ormai in fase calante per quanto riguarda la sua carriera di europarlamentare, si stava costruendo una figura come lobbista, mediatore, promotore di interessi, se preferite. E nonostante questa sua ONG fosse ancora all'inizio, a quanto pare era una ONG di alto livello, nel senso che già stava partecipando o stava per partecipare a degli importanti bandi dell'Unione Europea, in particolare riguardo gli interessi dei lavoratori, dei diritti umani. E mettiamola così, il lobbismo è una cosa che si è sempre fatta, in qualsiasi paese, qualsiasi sistema politico, costantemente, ma non solo nella politica. Cerchi di impressionare la commissione che deve scegliere se dare il contratto a questa azienda che non a quest'altra, oppure spingi per fare in modo che i legislatori sposino più questa politica che non quell'altra. È parte integrante di qualsiasi politica. Ma c'è una leggerissima differenza tra promuovere un determinato gruppo politico, una fazione o anche dei valori ed emettere regolare fattura per questo, e invece prendere i soldi di nascosto e far finta di promuovere qualcosa come se la cosa ti nascesse dal cuore così spontaneamente. Soprattutto quando va in aperto contrasto con il tuo partito. Quindi, secondo le prime ricostruzioni dei giornali, come quella di Repubblica, Panzieri e anche Giorgi erano i primi ad aver cercato di costruire una prima rete di corruzione all'interno dell'Unione Europea, negli alti livelli dell'Unione Europea, appunto corrompendo tutta quanta gente che doveva fare politica attiva, mettiamolo così, in favore del Qatar, cosa che ovviamente il Qatar ha negato. Ma no, noi ci mancherebbe altro, noi... E infatti è abbastanza particolare che il vicepresidente socialista dell'Unione Europea abbia detto una cosa del genere nel Parlamento europeo. Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there. We don't have the moral right for lectures to get cheap media attention. Che palle! Di nuovo ci essere tutto quanto il processo, la cosa essere confermata, ne parleremo, però è proprio il discorso, e noi chi siamo? E noi dovremmo essere migliori di loro? Beh, cazzo, perché la gente che dice queste cose poi finisce indagata per corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio? E attenzione, la cosa drammatica è che appunto questo giro arriva proprio dal Partito Socialista Europeo, quello dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani, quindi forse chi lo sa, la cosa ha addirittura insospettito proprio gli inquirenti della serie aspetta un secondo voi, ed è importante notare questo. Ossia che le opinioni più morbide, più favorevoli nei confronti del Qatar all'interno del Partito Socialista Europeo erano tutte quante persone che erano in qualche modo collegate a Panzieri, Giorgi e compagnia. Per esempio Maria Arena, deputata socialista belga vicina a Panzieri, neanche troppo tempo fa parlava dei progressi conseguiti dal Qatar proprio per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, che ricordiamo si stima che ne siano morti dai 6 ai 7.000 nella costruzione delle infrastrutture dei mondiali. O anche Marc Tarabella, altro deputato socialista vicino a Panzieri. Anche lui aveva parlato di una evoluzione positiva e adesso anche lui è indagato. Come è indagato anche un altro italiano, tale Nicolò Figa Talamanca, che presiede un'altra ONG, la No Peace Without Justice, legata all'ambiente dei radicali italiani. E anche Talamanca ha un profilo altissimo, Tribunale Penale Internazionale per la Jugoslavia, Comitato degli Avvocati per i Diritti Umani di New York e appunto questa ONG. Che nonostante ufficialmente avesse due sedi, una a Roma e una a New York, aveva anche un'altra sede registrata a Bruxelles, quindi questa ONG condivideva un ufficio con un'altra ONG. E qual era quest'altra ONG? La Fight Impunity di Panzieri, bene. E c'è anche un altro personaggio ancora, un altro italiano, un altro pezzo enorme, Luca Visentini. Visentini è un pezzo enorme della UIL, quindi sempre il tema dei diritti dei lavoratori, poi nel 2011 segretario della CES, ossia la Confederazione Europea dei Sindacati, e infine segretario generale della ITUC, la Confederazione Internazionale dei Sindacati, che conta circa 200.000.000 di membri in tutto il mondo. Insieme al padre della Caili, Visentini è l'unico per il quale non è stato convalidato l'arresto, quindi lo hanno lasciato andare. Da quello che ho visto non ci sono
cose particolari, grandi accuse, robe, quindi può essere tranquillamente che i giustini lo abbiano portato dentro per fargli qualche domanda. È stato lei, è stato non è lei, e poi lo hanno lasciato andare. E infatti ora che è fuori è l'unico, almeno al momento in cui sto facendo questo video, che ha commentato la vicenda, in particolare su Repubblica, e gli hanno chiesto: ma perché l'hanno tirata in mezzo? Perché, dice lui, collaboravo con la fondazione Fight Impunity, ne facevano parte ex commissari, ex parlamentari, si pensava si occupassero della difesa dei diritti umani, ma poi è venuto fuori che avevano messo in campo iniziative di corruzione per conto del Qatar e del Marocco. Perché in Marocco? Perché a quanto pare Panzieri aveva delle mani in pasta anche là dentro, essendo presidente della delegazione per i paesi del Maghreb, è sospettato di aver fatto o di star progettando di fare dei favori anche per il Marocco, quindi daje. Poi più leggo su di lui, più scopro un talento straordinario. Già anni fa era stato condannato al rimborso di 83.000 euro più spese legali per dei fondi presi in maniera indebita nei confronti dell'ufficio per l'assistenza parlamentare europea. Aveva fatto pure ricorso e aveva perso, quindi c'è proprio del talento, voleva proprio quei soldi squisiti. Quindi dicevo, secondo le ricostruzioni, Panzieri avrebbe cercato di creare questa prima rete di corruzione in favore del Qatar, tirando dentro dei personaggi importanti, tra cui appunto la Kaili. Ok, lì, adesso c'ho il dubbio. E dicevamo appunto anche che la maggioranza degli interventi positivi nei confronti del Qatar all'interno del Partito Socialista Europeo arrivava da persone vicine in qualche modo a Panzieri, e questo è vero. Ma com'è anche vero che in realtà il resto del Partito Socialista Europeo andava spesso molto contro il Qatar. Sindacati, europarlamentari, associazioni di categoria, ma per dire, anche soltanto il mese scorso Sanchez Amor, il portavoce dei diritti umani del Partito Socialista Europeo, aveva definito i mondiali sostanzialmente come un'occasione persa, denunciando proprio quanto il Qatar non avesse rispettato le sue promesse e di come sia stato un errore dare al Qatar questa grandissima possibilità. E di conseguenza adesso il Partito Socialista è in un imbarazzo pazzesco, perché sì, certo, per carità, in Grecia, in Europa l'hanno espulsa, adesso di fatto la stanno destituendo, oggi se non sbaglio dovrebbero tirarla giù, però è proprio una secchiata di fango mostruosa. Perché sì, ovvio, tu puoi raccontare, no vabbè, sono stati soltanto alcune personalità del partito, però è un po' come a livello di pura narrazione, come la storia delle famose mele marce nel cesto della polizia. Ovviamente la polizia e il Partito Socialista Europeo non c'entrano assolutamente niente, parlo proprio di narrazione a livello del grande pubblico. Nel momento in cui un personaggio del tuo partito viene corrotto, siete tutti coinvolti, questo pensa la gente. Ed è un incubo perché appunto arriva proprio dal Partito Socialista Europeo, non arriva da europarlamentari come per dire la Francesca Donato, che non so se vi ricordate, era quella che durante il lockdown si metteva a clacsonare da sola in macchina in mezzo alla strada, oppure che ti racconta che no, allora il Parlamento Europeo, la Russia non ha aggredito perché è lei che è stata aggredita prima, e cioè, questa fascinazione quindi per uno stato autoritario, allora se viene corrotta, ah che sorpresa, no, probabilmente appunto non la corromperanno perché è proprio la Francesca Donato, povera disgraziata. E invece no, arriva proprio dal Partito Socialista Europeo, quello dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani, quindi questo è un colpo enorme al centro-sinistra europeo, ma anche il nostro nazionale, un colpo enorme alle ONG, quindi oddio, madonna, che casino. Quindi ci saranno ovviamente un po' di cose, tanto per cominciare un backlash politico pazzesco, poi tra neanche troppo tempo ci sono le elezioni europee tra un paio d'anni, poi probabilmente in realtà si aprirà una grande discussione anche sulle lobby. Le lobby infatti sono un tema abbastanza oscuro nell'Unione Europea, nel senso che non c'è un'enorme trasparenza, e quindi proprio questo fatto sicuramente innescherà una discussione, forse i legislatori ci si butteranno un po' sopra, e poi appunto ci sarà una grande discussione perché effettivamente quello che dicono i giornali è così, nel senso che questo è veramente il più grande scandalo di corruzione che ha colpito l'Unione Europea. Ah sì, poi certo, già le destre nostre tra Salvini e la Meloni sono contentissime, ci mancherebbe altro, stiamo scherzando. Consolarsi perché anche gli altri rubano, va bene. Ah già, poi in seconda battuta, non è terrificante che il più grande scandalo, almeno fino adesso, nell'Unione Europea abbia come primi protagonisti, almeno in questo momento, italiani, principalmente italiani e greci, cioè... Sì, va bene cercare di essere i numeri uno, ma nelle cose giuste. Ma questa è la cosa giusta, Gio, santo Dio, vabbè. Ma ne parleremo ovviamente in seguito, perché figuratevi. Grazie mille per avermi seguito, ragazzi, questo era il video di oggi. Vi ricordo che ho messo questo maglione verde proprio per fare un po' di riposizionamento politico, perché ovviamente la sinistra sta perdendo ovunque, quindi mi sono messo il verde, anche se il verde è un po' più una cosa federalista, è una cosa un po' più vecchiotta, un po' più... No, sono fuori tempo massimo, sostanzialmente. Vabbè, pazienza, ognuno gioca con le carte che ha, non con le carte che vuole. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi ricordo di lasciare un mi piace, condividere, sala Madonna e tante belle cose. Noi ci vediamo molto presto e come al solito, peace out! E vai!